Con una superficie di 16 km quadrati, Besana in Brianza è uno dei comuni più vasti della provincia. Mediamente posta a 336 metri sul livello del mare, è la città della provincia alla maggiore altitudine. In realtà si sono arrivate tutte le parti quadrate. Ah, ok, perfetto. Costi così, sì, pieno, sì. Il territorio è interamente collinare, formato da un accumulo di sedimenti rocciosi di origine morenica ed è attraversato da diversi corsi d'acqua minori che si gettano nel Lambro. Uno di questi, il torrente Bevera, attraversa un boschetto in località Nerezzo Inferiore. Una stretta passerella di legno permette di attraversarlo per seguire il sentiero che di lì a pochi passi conduce a un campo coltivato. Sul limitare del campo appare il ciliegio selvatico di Besana. Siamo nella frazione di Vergo Zoccorino, al confine tra Besana Brianza e Briosco. Una vera attrazione per gli abitanti della Brianza, il ciliegio secolare protende la sua chioma a 360 gradi, beneficiando dell'esposizione della luce solare per tutto il giorno, dall'alba al tramonto. Il fenomeno ricorda la millenaria usanza giapponese della Nami, parola che significa guardare i fiori, manifestazione che si verifica nel paese del Sol Levante proprio durante la fioritura dei ciliegi. Alto circa 24 metri, con una circonferenza di 30 e un'età compresa fra i 150 e i 200 anni, la pianta è stata scelta per rappresentare la Lombardia nel giardino dei patriarchi dell'Unità d'Italia, sull'Appia Antica, dove è stata piantata una sua talea in un'area in cui sono stati messi a dimora i gemelli degli alberi monumentali più significativi di tutte le regioni italiane. La camminata fra i campi, dal luogo in cui si è lasciata l'automobile al ciliegio secolare, è estremamente piacevole, ma è importante ricordare che la coltivazione del campo per il contadino significa un profitto che gli permette di mangiare, di mandare a scuola i figli e poche altre cose. Il rispetto di questa circostanza impone di restare rigorosamente nel tracciato e non calpestare le culture.